Buongiorno, intanto io allargo l'immagine e comincio a presentare il nostro ospite di oggi, amico e maestro per me, Giovanni Angelo Cianti. Buongiorno Giovanni e benvenuto. Buongiorno, buongiorno Alessandro e buongiorno a tutti quelli che ci vedono e ci ascoltano. Benissimo, e buongiorno anche e un saluto a chi ci vedrà stasera registrati o chi ci vedrà prossimamente, perché come sempre dico, è bello, il bello della diretta è sentirsi un pochino più vicini, che è importante comunque, dopo anche l'epoca che abbiamo appena passato, però naturalmente tutto quello che diciamo rimane registrato, così è più fruibile. Oggi io direi di cominciare, introduco io l'argomento e poi passo la palla a Giovanni. Io dico sempre che il nostro obiettivo per noi della Vita in Movimento è quello di divulgare uno stile di vita sano, attivo e consapevole. Questo è importantissimo. Per avere una vita sana, attiva e consapevole, per sviluppare salute ed efficienza fisica, non si può prescindere da quello che noi mangiamo, dalla nutrizione. Questo è un aspetto estremamente importante, è un aspetto estremamente importante che a volte viene messo in competizione con l'esercizio fisico o con altri aspetti. In realtà, secondo me, competizione non esiste. La nutrizione e l'alimentazione sono un aspetto fondamentale della nostra vita. Da quando ci alziamo la mattina a quando andiamo a dormire, per tutte le fasi dell'età, quello che noi introduciamo nel nostro corpo è estremamente importante. E per valutare bene quello che noi introduciamo nel nostro corpo, è importante, diciamo, cambiare il livello di pensiero, cambiare il livello di percezione di quello che noi mettiamo sulla nostra tavola e che poi introduciamo dentro noi stessi. E per questo io ho invitato Giovanni Angelo Cianti. Oggi io cominciai a leggere i suoi libri nel lontano 2003 e questi libri per me furono un'illuminazione vera e propria. E di conseguenza ho voluto invitarlo fortemente a queste presentazioni perché secondo me la semplicità con cui espone determinate argomentazioni, e nella semplicità noi troviamo una forza incredibile e a volte davvero illuminante, perché non ci si pensa, lo diamo per scontato quello che noi troviamo al supermercato o nel negozio di alimentari, ma poi in realtà prima di scusatemi la franchezza, infilarcelo in bocca, dovremmo farci una riflessione. E quindi partiamo da qua. Io partirei con una domanda, se tu Giovanni me lo consenti. Noi esseri umani, perché mangiamo? Cioè, che ruolo ha la nutrizione nei confronti della nostra biologia? La motivazione essenziale per cui tutti gli esseri viventi si devono nutrire è quella di assimilare, di acquisire energia. Questo è l'aspetto fondamentale. La vita, per funzionare, ha necessità dell'energia. L'energia viene dal cibo. Si tratti di mammiferi come noi, si tratti di rettili, si tratti di insetti, si tratti pure delle piante che hanno le stesse nostre necessità. Questo ci dice che c'è un aspetto quantitativo del cibo. E cioè noi abbiamo bisogno di una certa quantità di cibo perché abbiamo necessità di una certa quantità di energia. Questa quantità di energia per un umano adulto è calcolata intorno alle 2000 calorie giornaliere. Attenzione però, fermarsi unicamente all'aspetto quantitativo del cibo, e cioè alle calorie come normalmente si racconta, è molto limitante. Dobbiamo soprattutto tenere conto dell'aspetto qualitativo del cibo, cioè quello che il cibo di buono e spesso anche di cattivo contiene. E quindi dobbiamo pensare anche alle proteine, alle vitamine, agli enzimi, ai sali minerali e fare attenzione ad altre sostanze che spesso sono contenute nel cibo che ci arriva sulla tavola da tanto tempo, e che sono per esempio gli allergeni, sostanze molto pericolose per la nostra salute, le tossine, gli antinutrienti, che sono altre sostanze che impediscono l'assimilazione di ciò
di cui il nostro organismo ha bisogno. Quindi il discorso apparentemente è semplice, in realtà è abbastanza complesso. E poi magari nel prosieguo vediamo meglio questi aspetti. Assolutamente. Volevo chiederti una piccola specifica su questo che tu hai appena accennato, l'aspetto qualitativo e l'aspetto quantitativo. Perché spesso, secondo me, le persone vengono portate più a considerare l'aspetto di energetico in termini di carburante del cibo. Il cibo per noi è solo un carburante o c'è anche un effetto, diciamo, che potrebbe tecnicamente essere chiamato plastico? Perché poi anche la frase "noi siamo ciò che mangiamo" a volte, secondo me, non, cioè, si coglie, ma non si coglie così nel profondo significato. Sì, l'aspetto plastico rientra in tutto quel discorso che io avevo cercato di semplificare nella parola cibo specie specifico. Cioè bisogna pensare che ogni essere vivente ha un sistema metabolico diverso, soprattutto tra le varie specie, per cui ciò che è idoneo ad un essere vivente può non esserlo per un altro. Questo è un aspetto di cui bisogna tenere conto. Nella nostra tradizione, che è una tradizione di 10 millenni, praticamente ci deriva da quando sciaguratamente ci ha messo in mano la zappa e ci hanno reso tutti agricoltori, contadini, si è, diciamo, trascurato l'aspetto qualitativo a favore di quello quantitativo. Perché? Inizialmente per un motivo molto semplice, perché quando devi zappare il campo per 10 ore al giorno sotto il sole cocente, è quello che conta essenzialmente avere benzina nel motore, avere un carburante. Si trascurò allora, ma lo si sta facendo anche adesso, l'aspetto qualitativo, allora anche per motivi più immediati, perché la durata media dell'esistenza era 25-30 anni. E gli alimenti, i cibi non idonei al nostro benessere, alla nostra salute, manifestano gli effetti peggiori nei decenni, non sono immediati, per cui spesso e volentieri si moriva prima che il diabete apparisse, giusto per fare un esempio, o altre malattie collegate all'alimentazione. Questo ha portato a trascurare. In più c'era un discorso puramente utilitaristico, che era: io devo dare a questa forza lavoro più energia possibile al costo più basso possibile, per cui il costo di un chilo di pane sono oggi 2 euro, il costo di un chilo di carne sono 20 euro, cioè sono 10 volte tante, e non ce lo possiamo permettere, la maggior parte delle persone non se lo possono permettere, per cui siamo andati avanti con quello che io chiamo lo storytelling, la narrativa per la mandria. Noi saremmo la mandria, no? La popolazione normale. Per cui si raccontano certe cose che sono utilitaristiche ma non necessariamente vere. Nell'Ottocento, ad esempio, si diceva che la carne facesse venire la gotta. Oggi, che lo spauracchio è il cancro, si dice che la carne fa venire il cancro. Insomma, si adegua sempre la narrativa alle circostanze più attuali. Il problema è che, nonostante tutto, il 90% delle malattie a cui andiamo incontro derivano proprio dal cibo, nel senso di cibo sbagliato, di cibo non idoneo al nostro metabolismo, non idoneo alla nostra fisiologia. E purtroppo con effetti che spesso e volentieri, come dicevo, si manifestano nel tempo, per cui non sono immediatamente percepibili. Se tu dici a una persona, dice: guarda che hai sviluppato il diabete perché hai mangiato troppo pane, troppa pasta, e quello ti guarda come uno scemo, ti dice: ma io sono 40 anni che mangio pane e pasta, sono stato sempre bene, che c'entra il pane e la pasta, insomma. E non, giustamente non si può rendere conto. Questo è un po', diciamo, il tranello in cui tutti cadiamo, e ci siamo caduti tutti, io per primo. Cioè io sono arrivato a veneranda età di 50 anni, da ex atleta, se si vuole, ma comunque abbastanza attento all'alimentazione, con tutta una serie di piccoli e grandi disturbi che
non erano accettabili e si stavano aggravando nel tempo. È così che ho cominciato ad approfondire i problemi legati al cibo, e l'ho fatto non solo in maniera, diciamo, scientifica legata all'alimentazione in senso stretto, ma anche alla storia, o addirittura alla preistoria, ma anche alla sociale, anche all'economia. E allora ti rendi conto, metti insieme tanti piccoli tasselli di un puzzle e capisci che c'è qualcosa che non funziona. Qualcosa che non funziona, che continua anche oggi, purtroppo, e ne vediamo le conseguenze. Esattamente. E tu mi hai passato una palla importante sulla prima vera domanda specifica che io volevo farti. Parlando, appunto, tu hai accennato il pane, l'eccesso di pane e pasta, hai accennato i cereali, e per cui io, tra l'altro, se tu me lo permetti, vorrei mettere, questo è un libro che secondo me, per chi è interessato, naturalmente è un libro magari di non in immediata lettura, ma un testo davvero importante per chi volesse approfondire. Poi ve ne facciamo vedere uno anche che invece è un pochino più un testo base, un testo introduttivo molto esauriente. Questo è già un testo che secondo me ha un approfondimento molto più importante. Se tu sei d'accordo con quello che io ho accennato. Ma torniamo alla domanda. Io, raccontando un po' di storia, alle superiori ho fatto la scuola di agraria, e io vedevo, ci portavano appunto nei campi a vedere le coltivazioni, e vedevamo le coltivazioni soprattutto dei cereali, del grano. E una domanda che quando a me studente di 15-16 anni veniva era questa: com'è possibile che quella cultura, che in natura non è neanche commestibile all'essere umano, come potesse essere la base dell'alimentazione, diciamo, nel mondo occidentale? Perché poi noi non ci pensiamo, ma le graminacee, in questo caso i cereali, il grano, che è la base della farina con cui si fanno il pane, la pasta, i biscotti, le pizze, che nel mondo occidentale spesso e volentieri forse arrivano anche a un 50-60% della nostra alimentazione quotidiana. Cioè, com'è possibile che un cibo che in natura non è neanche commestibile e digeribile poi sia la base della nostra nutrizione? Cioè, questa è una domanda a cui io ho trovato risposta solo quando poi ho incontrato te, perché in realtà i professori a cui chiedevo questa domanda, ma sicuramente anche non per una colpa, cioè per una volontà, io non avevo risposta, mi tacevano, no? Non dico ridicolizzavano, però non avevo molto seguito a questi miei dubbi. Tu vuoi chiarirmeli? Li hai già chiariti, però e poi, insomma, adesso comincia a risuonare questo anche nel mondo scientifico, cioè, nel senso che viene abbastanza accettato. Cosa mi vuoi dire dei cereali a proposito? Com'è possibile questa cosa? È una lunga storia quella dei cereali, che inizia con la Bibbia, la maledizione di Adamo. Gli dice, quando Adamo ed Eva sono cacciati dal paradiso terrestre, cosa gli dice Yahweh, cosa gli dice il Signore? Gli dice: tu ti guadagnerai la vita col sudore della fronte e mangerai l'erba dei campi. E anch'io mi sono chiesto, dico, ma perché mangerai l'erba dei campi? Ma mica mangiamo l'erba noi, no? Poi scopri che le graminacee, cioè i cereali, sono appunto un'erba. E sono un'erba molto strana, molto particolare, perché quando andiamo ad analizzare il DNA dei cereali e ricostruiamo, adesso lo possiamo fare a ritroso, la loro storia, si vede che originano circa 300.000 anni fa, cioè più o meno con la comparsa dell'Homo sapiens, in alcune zone molto particolari dell'Asia Minore, dalla fusione di due specie di erbe, di due specie di graminacee, che teoricamente non dovevano neppure accoppiarsi, però stranamente si sono accoppiate, e ciascuna delle due specie si è portata dietro l'intero genoma. Cioè, da due specie diploidi, noi siamo, la maggior parte degli esseri viventi lo sa, siamo diploidi, no? Cioè abbiamo
due cromosomi abbinati, uno ce lo porta, diciamo, grossolanamente il padre e uno la madre. In questo caso si sono portati dietro ciascuna tutte e due i cromosomi e quindi sono diventate tetraploidi. E hanno fatto quello che si chiama ancora oggi il farro antico, quelle prime, diciamo, erbe, quei primi cereali che poi sono stati coltivati. Addirittura, quando siamo arrivati al grano tenero, un'altra specie si è aggiunta e ha fatto un esaploide, cioè sono delle chimere naturali, sono delle piante che in natura non dovrebbero esistere. Addirittura non sono in grado di riprodursi. Cioè il cereale, e questo vale anche per gli altri cereali come il riso o il grano turco, per esempio, hanno un apparato riproduttivo, cioè una spiga troppo voluminosa che si prende tutto il nutrimento della pianta, non è in grado di riprodurre altre piante, tant'è vero che noi ogni anno li dobbiamo riseminare da capo. Anche Esattamente. questa è molto misteriosa, cioè in natura non dovrebbero esistere. Perché un vivente che non è in grado di riprodursi è chiaro che si estingue, no? È lapalissiano. L'apparato riproduttivo dei cereali è composto dal chicco classicamente, che se qualcuno ha fatto l'esperienza di mangiare, di mettersi in bocca un chicco di grano, si rende conto che se lo mastica, dopo un giorno ancora lo deve digerire. Se lo inghiotte intero, il giorno dopo lo rifà con le feci. Quindi assolutamente, ma non solo non è commestibile, non è neanche appetibile. Per renderlo in qualche modo malamente commestibile, lo dobbiamo macinare, famose macine del mulino bianco, lo dobbiamo impastare, lo dobbiamo cuocere e poi finalmente, dopo questo lungo procedimento, in qualche modo diviene commestibile, ma non è ancora appetibile. Perché il pane da solo non lo vuole nessuno, come minimo ci mettiamo del sale o comunque ci mettiamo del companatico. Una volta, diciamo, il gastrico più grande non era la prigione, era la prigione a pane e acqua, perché gli davano pane senza condimento. Era una cosa immangiabile. Poi dopo richiede una digestione molto lunga. Per passare in qualche modo nel nostro torrente circolatorio e quindi nutrire le cellule del corpo deve sfondare la parete intestinale, che oggi è un problema che moltissimi conoscono, si chiama permeabilità intestinale o leaky gut in inglese. E tutti, se ci fate caso, anche se sono magri, hanno la pancina gonfia. Hanno la pancina gonfia perché hanno cronicamente infiammata, perché c'è questa lesione a livello della mucosa intestinale. Adesso noi sappiamo che le cellule della mucosa intestinale si rigenerano completamente ogni 3-4 giorni, ma se tu non gli dai neppure quei 3-4 giorni di tempo e mi mangi 3 volte al giorno cereali che rinnovano continuamente il problema, è chiaro che l'infiammazione poi diviene cronica e ti porta a tutta una serie di conseguenze sia nell'apparato digestivo e poi in seconda battuta anche a livello extraintestinale. E si pensi per esempio alla gliadina del glutine che dà origine ad almeno 80 malattie di natura autoimmune. Quindi sono alimenti molto molto pericolosi e sono stati introdotti, se lo si capisce benissimo, se si considera che l'essere umano a un certo punto è stato addomesticato per produrre tecnologia e per essere sottomesso. Se tu devi produrre tecnologia, non puoi permetterti che una tribù di cacciatori nomadi continui a scorazzare e che ogni giorno ogni individuo debba andare a cercarsi il cibo. Devi avere un cibo che facilmente si conserva, per cui una parte di quella popolazione sarà libera dalla urgenza di procurare cibo. E si potrà mettere a elaborare quel pensiero simbolico che è alla base della tecnologia. E quindi in un primo momento, per esempio, l'astronomia, perché diventa importante seguire il corso delle stagioni, no? Per quanto riguarda l'agricoltura. E naturalmente, quando tu gli dai un campo da coltivare, blocchi il nomadismo, perché il campo non si sposta. E quindi se tu vuoi avere il raccolto, devi rimanere lì. Sorgono i primi paesi, i primi agglomerati umani e
e poi le prime città. Poi c'è un altro aspetto importantissimo, che da un punto di vista fisiologico, il lavoro della zappa, che è faticosissimo, è bestiale, comporta una grande dose di sofferenza, è, come si dice tecnicamente, un lavoro anaerobico lattacido, quindi necessita di grandi quantità di zuccheri. E i cereali contengono grandi quantità di zuccheri, fino al 70-80%. E c'è un altro aspetto ancora che tutt'oggi si ignora, che la fertilità femminile nel genere umano, ma in tutti i mammiferi si dovrebbe dire, è strettamente legata al grasso corporeo. E qual è il nutriente che più facilmente diviene grasso corporeo? Di nuovo gli zuccheri, di nuovo i carboidrati. Quindi un apporto cronico di zuccheri nella femmina umana ha comportato una cronica fertilità, per cui invece di essere fertile 1 o 2 mesi all'anno, come di solito dovrebbe succedere in natura, è fertile tutto l'anno, 12 mesi su 12 mesi. Questo aumenta la prolificità e in un sistema agricolo in cui la durata media dell'individuo è di 25 anni, occorre un ricambio continuo, quindi occorrono sempre nuove generazioni. È il motivo per cui da 300.000, mezzo milione, siamo diventati 8 miliardi oggi. È una conseguenza di un alimento, di un cibo che ci porta a un eccesso di zuccheri, di carboidrati. E qui poi termino. Insieme all'aumento della prolificità ci porta a un aumento delle malattie dell'apparato riproduttivo femminile. Perché se l'apparato riproduttivo femminile è stato creato, uso questo termine, per essere attivo 1 o 2 mesi all'anno e tu me lo fai funzionare 12 mesi all'anno, e chiaramente mi crei dei problemi, e chiaramente ci vuole un ricambio cellulare molto più frequente, e tutti si sa che quando c'è un ricambio cellulare c'è sempre la possibilità che ci sono delle alterazioni del DNA e possono portare malattie anche serie. Se noi andiamo a vedere tutte le patologie dell'apparato riproduttivo femminile, anche le più banali, sono tutte legate ai carboidrati, sono tutte legate agli zuccheri. Quindi vedi bene come da un punto di vista socio-economico, soprattutto in funzione dell'aumento della produzione di tecnologia, siano stati funzionali, estremamente funzionali. E oggi come oggi lo sono estremamente funzionali in funzione solamente del controllo delle masse, perché tanto più le masse sono fragili e tanto più sono facilmente controllabili, e anche da un punto di vista economico e sociale, perché non puoi dire a una famiglia monoreddito mangia la carne tutti i giorni, perché non se lo può permettere, semplicemente. È un sistema complesso. Quel libro che citavi prima è un saggio, no? La dolce catastrofe, analizza proprio tutti questi problemi che non riguardano solo la banale nutrizione, riguardano la società, riguardano l'economia, riguardano lo sviluppo della tecnologia. Eccolo qua. Poi io vorrei far notare, se mantieni un attimo questa immagine, la foto di copertina. Arrivo. Se ce la fai a rimetterla, ecco, benissimo. Nella foto di copertina si vede una pittura egizia risalente a 3500 anni fa, che è una sorta di fotografia dell'epoca, perché è molto naturalistica e accurata. Cioè ci fa vedere degli schiavi o comunque dei contadini egiziani mentre stanno falciando il grano, stanno raccogliendo il grano. Se si guardano i dettagli si vede che è estremamente precisa nell'abbigliamento, nell'utensile, quel falcetto, nella spiga, adesso è piccolino, non si nota, ma le spighe sono descritte perfettamente, nel copricapo, e tu lo sai meglio di me, nella postura necessaria per raccogliere il grano, che è tutto fuorché fisiologica. Stanno con la schiena curva, 8-10 ore al giorno. E io che sono stato bambino in campagna, mi ricordo che i contadini di una volta, dopo i 50 anni, non erano più in grado di stare dritti. Camminavano piegati come dei gobbetti,
come delle persone che handicappate, perché oramai c'era stata una deformazione della colonna vertebrale. E Assolutamente. quindi si vede bene tutti i danni a 360 gradi che può portare l'agricoltura e il consumo di cereali. Triste ma Perfetto. vero. Triste ma vero, assolutamente. E tu hai già detto tantissimo. Io salto all'ultima domanda che volevo farti, riallacciandomi ai cereali. Io dico sempre che tutto quello di cui abbiamo bisogno ce l'abbiamo dentro il nostro corpo. Banalmente, io che mi occupo tanto di colonna vertebrale da molti anni, come dicevi tu, la flessione davanti del busto, che oggi è replicata magari non più nei campi, ma dalla posizione seduta e che altera la funzione della colonna vertebrale, ma anche del cervello. Anche del cervello, perché il cervello funziona in modo diverso e quindi, ma non è l'argomento odierno, ma quello che io volevo chiederti appunto rispetto ai cereali, io dico sempre, noi tutto quello di cui abbiamo bisogno ce l'abbiamo già dentro, cioè io nel momento in cui mangio pane, pasta e derivati della farina, come mi posso accorgere se mi fanno bene o male? Cioè c'è un sistema dentro di noi che ci fa dire questo lo digerisco, questo non lo digerisco, perché poi quello che secondo me abbiamo bisogno come esseri umani, come popolazione, è un vero risveglio, cioè accorgermi che io posso rendermi conto in che mondo vivo, cosa mangio, cosa mi sta attorno, cioè, io come faccio a accorgermi se questa cosa mi fa bene o mi fa male? In natura sarebbe banale, sarebbe semplicissimo, perché ci sono due stimoli fondamentali che si chiamano fame e sazietà. Purtroppo sono corretti da altri due stimoli molto ben percepiti, che sono l'appetito e la pienezza, dove appetito si riferisce alla nostra esperienza alimentare nel corso della vita. Cioè, se io ho mangiato sempre certe cose e poi è il momento di nutrirmi di nuovo, vado a cercare le cose a cui sono abituato. E la pienezza si riferisce al sacchetto dello stomaco che si è riempito di cibo. Ma l'appetito non è la fame, che è un bisogno dell'organismo di nutrienti, indipendente dalla nostra esperienza alimentare. E la sazietà, che è quella particolare condizione per cui io, dopo un pasto, per molte ore sto a posto, sto bene, sono energico, non ho problemi. Queste due cose più profonde da percepire le abbiamo perdute e le ritroviamo, però, attenzione, le ritroviamo se noi passiamo all'alimentazione naturale che io propugno da 25 anni. Perché se noi eliminiamo magari gradualmente tutto ciò che ci è stato portato dalla tradizione e torniamo a mangiare in maniera specie specifica, a quel punto riacquisiamo questi segnali che sono importantissimi. E come si fa a capire ciò che dobbiamo mangiare nonostante tutto? Dobbiamo farci una semplicissima domanda. Di fronte all'alimento che noi stiamo per ingerire, ci dobbiamo chiedere, ma se io voglio, lo potrei consumare anche crudo, così come lo trovo in natura, semplicemente portandolo alla bocca e masticandolo? Oppure lo devo sottoporre a una serie di processi tecnologici, fossero pure la semplice cottura? Allora scopro che, per esempio, il chicco di grano non lo posso fare, lo abbiamo già detto, ma la carne sì. E volendo, in tanti casi, noi mangiamo carne cruda e la digeriamo perfettamente. Non solo, ci sembra molto appetitosa e ci piace pure. Se noi entriamo in questa logica, selezioniamo in maniera automatica tutta una serie di alimenti che ci dicono: la carne, il pesce, il sushi, tutti vanno pazzi per il sushi. In una certa misura le uova le possiamo consumare crude? Sì, le possiamo consumare crude. Altri alimenti, cereali, il pane e la pasta, legumi, fagioli, ceci, lenticchie, derivati dal latte vaccino come i formaggi, li possiamo consumare crudi? Li troviamo sugli alberi? Li troviamo nel campo? No, devono passare attraverso dei procedimenti tecnologici. Se devono passare per dei processi tecnologici, automaticamente non sono idonei al nostro metabolismo.
torno indietro. La frutta di solito si mangia cruda e va benissimo, in una certa misura, ma poi quello è un distinguo che potremmo fare. Le verdure, mica tutte, perché alcune verdure, soprattutto le frutta verdura, come per esempio i cetrioli, che posso dire io, volendo si possono consumare crudi, ma altre verdure necessariamente devono essere cotte. E lì io metto un punto interrogativo, perché se tu mi devi cuocere gli spinaci e il cavolo, che pure si dice siano tanto salutari, e vai ad analizzare la composizione di queste verdure, ti rendi conto che hanno delle sostanze e tossiche per il nostro organismo, addirittura gozzigene come il cavolfiore, che vuol dire che sottraggono lo iodio alla tiroide e quindi nel tempo ti possono dare problemi di un certo tipo. E poi sono straricche di cellulosa e il nostro apparato digestivo non è fatto per la cellulosa. Noi abbiamo un cieco che è minuscolo. Se tu vai a guardare il cieco degli erbivori o dei folivori, trovi che occupa una gran parte dell'intestino, perché loro devono far fermentare la cellulosa in modo da poterla digerire. Noi questa camera di fermentazione l'abbiamo perduta, semmai l'abbiamo avuta. Addirittura c'è una propaggine, poi non a caso si chiama cieco, che vuol dire una strada senza uscita, che ha una propaggine, si chiama appendice, che se si infiamma te la tolgono, non ti cambia niente, non hai nessun problema da quel punto di vista. Quindi sono fatti banali se si vuole, però ci dicono la predisposizione nostra a un certo tipo di alimento. E concludo con la sintesi. Mi chiedo se lo posso mangiare crudo oppure no. Se lo posso mangiare crudo è idoneo al mio metabolismo, altrimenti andrebbe evitato. E finisco. Se questo consumo di cibo non idoneo è saltuario, occasionale, può fare qualche danno, ma non fa danni decisivi. Il problema è quando diviene cronico. Il problema è quando io colazione cappuccino e brioche, a pranzo un panino e la sera la pizza. È lì veramente va bene per 20 anni, poi i problemi cominciano ad affiorare. Bene, ma mi hai rubato l'ultima domanda, ma ne ho una di scorta, però è fondamentale quello che tu hai detto, proprio il nuovo risveglio, diciamo, individuale dell'essere umano, dell'individuo. Intanto nessun assolutismo, perché come tu hai detto, un consumo saltuario può essere accettabile e tollerato a livello biologico, naturalmente, un consumo cronico ci espone a dei rischi decisamente importanti. E poi quello che tu hai suggerito e che io sponsorizzo sempre è quando ti metti davanti un cibo, chiediti se puoi consumarlo e digerirlo senza problemi, crudo, quello sarà l'indice, un indice assolutamente insostituibile del potere nutriente e della salubrità di un cibo. Ma concludiamo naturalmente dicendo che questo è un primo incontro introduttivo, poi ne seguiranno degli altri dove andremo a sviscerare un pochino queste informazioni così importanti per la nostra salute. Ma io ti voglio chiedere, se posso permettermi, una domanda un pochino intima. Cos'hai mangiato ieri dalla mattina alla sera? Dimmi cosa hai mangiato da colazione, pranzo, cena e spuntini. E se ti sei allenato? Tu sollevichi un pochino il mio narcisismo, non ha quello che faccio io non ha senso, ovviamente, però va sottolineato che io lo faccio da 25 anni e nonostante la veneranda età sono in perfetta salute, in perfetta efficienza, qualcosa vorrà dire, le mie analisi mediche sono trasparenti come quelle di un bambino. E allora ieri ho mangiato, ho fatto colazione con 6 uova strapazzate, senza sale, senza olio, semplicemente rotte in padella. 2 minuti, ci vuole meno tempo a farsi l'uova strapazzate che andare al bar a prendere il cappuccino. Chi dice non ho tempo per fare colazione? 2 minuti. Poi mi sono allenato per 50 minuti circa e mezz'ora dopo l'allenamento ho mangiato un frutto. A pranzo ho mangiato del pollo. Secondo appetito, quindi 300-400 grammi, con qualche ravanello, che è un tubero che si mangia crudo senza stare. Mentre cuoce la carne, pulisci il ravanello e poi c'hai il pranzo pronto, anche io sono 10 minuti.
Pomeriggio mi sono allenato di nuovo altri 50 minuti. Quando sono tornato ho mangiato un altro frutto e poi a cena ho mangiato esattamente, te lo dico perché avevo fame, 500 grammi di carne rossa con delle patate al forno, sempre senza sale, senza olio, senza condimenti, nient'altro. Naturalmente. E poi niente, sono andato a letto felice e beato. E sottolineo che se tu mangi una fonte proteica con della verdura di un certo tipo, come ho detto, hai una digestione talmente veloce, talmente leggera, che poi dopo 5 minuti vai in palestra, ti alleni, non te ne accorgi neppure, perché non hai messo sotto stress l'apparato digerente che ti richiama tanto sangue dalla muscolatura. Digerisce in maniera fisiologica assolutamente rapida e naturale, i muscoli rimangono pieni di sangue e tu ti puoi allenare. Ti ricordi che una volta, no, dicevano, non fare il bagno finché sono passate 3 ore dal pasto? Se no ti viene una Questo è colite. bellissimo. Era un avvertimento utile, perché se tu mi fai un pasto dove ci metti la pasta, il pane e magari un pezzettino di carne, la frutta e la verdura, è chiaro che tu c'hai una digestione talmente complicata, talmente lenta e laboriosa, che tutto il Certo. resto dell'organismo può stare solo lì a aspettare che abbia finito lo stomaco. Capito? Ma adesso potresti benissimo fare un pasto evo e poi andare a farti una nuotata, non ti succede assolutamente niente. Sono piccoli esempi, sono banalità della vita comune, ma ci dicono tutto. Esattamente, perché nella semplicità noi abbiamo proprio, secondo me, il potere, la potenzialità e l'opportunità di cambiarci la vita sotto tanti aspetti, ma aspetti che sono decisivi come quello dell'alimentazione. Io ti ringrazio tanto per oggi, ringrazio chi ci ha seguito, chi ci ha salutato, grazie Rosy, Mira, Lina, Matteo, Marina, grazie, grazie anche agli altri. Io vedo naturalmente solo quelli che ci salutano. Questo è il primo appuntamento, ci vedremo sicuramente. Con il seguito di questi appuntamenti che vogliono appunto mettere un po' di luce su quello che è un aspetto fondamentale della nostra nutrizione. Io ringrazio tutti, mando un abbraccio e vi auguro un buon pranzo e una buona giornata. Buon pranzo a tutti. Grazie Alessandro. Grazie a te.